Nell'anniversario della nascita e della morte di Raffaello e anche del 500° anno dalla morte in senso stretto, cioè il 6 aprile 1520, quindi una giornata che meritava di essere ricordata, io ho invitato il Presidente della Repubblica a Urbino per venire a celebrare il grande pittore nel giorno della sua nascita, non è stato possibile evidentemente, ma si celebra comunque meditando e guardando le immagini delle sue opere. Però mi sembra, essendoci una grande mostra che molti non hanno visto perché ha chiuso dopo due giorni dall'apertura, una mostra di Raffaello così importante alla Scuderia del Quirinale, di poter fare un appello a tutti quelli che mi ascoltano, che lavorano nel mondo della cultura, dal ministro Franceschini agli assessori alla cultura, agli scrittori, ai pittori. L'appello è semplice: che nei provvedimenti economici non ci siano tagli per la cultura, che alla ripresa la cultura possa essere il primo riferimento in un'Italia che avrà visto evidentemente per il turismo molte prenotazioni da paesi stranieri annullate, ma anche quelli che non verranno in Italia dalla Germania, dalla Francia, dall'America, sapranno comunque che l'Italia è il luogo dove la bellezza ha il suo più alto trionfo e ancor meglio gli italiani. Quindi potranno limitare le vacanze al mare, i luoghi dove festeggiare in tanti gruppi e andare nei musei e nelle mostre. Possiamo recuperare nella fase conclusiva anche mostre che sono state aperte proprio i giorni delle chiusure di tutto e quindi sono state più chiuse che aperte, augurandoci che tutto possa venire prima della fine di aprile. Io credo che non solo non vengano tagliati fondi, e chiedo a tutti quelli che mi ascoltano di condividere questo appello per la cultura, perché si possa investire sui musei e sulle mostre per i prossimi mesi, fino a che il prossimo anno tutto possa riprendere come prima, ma che tra le prime cose che si aprono, che sono state insensatamente chiuse, ci siano i musei e le mostre, perché per quello, come per i supermercati che sono così fondamentali, per i beni primari, e primaria deve essere anche la conoscenza, un bene primario. Primaria deve essere la letteratura, deve essere la bellezza, deve essere l'arte. Ora, essendo un bene primario, non può un museo o una mostra essere perennemente chiusa, non potere neanche tentare di andarci in piccoli gruppi. Ecco, rispettando il contingentamento che viene applicato per chi va ai supermercati, chiedo, e spero che tanti con me lo chiedano, che musei e mostre siano riaperti il prima possibile, già subito dopo Pasqua. Si perde la Pasqua come grande occasione di movimento e le persone continueranno a stare in casa, ma quando usciranno, io credo 18 aprile, 20 aprile, 25 aprile, non sia tardiva la riapertura dei musei. Si dica possono venire per vedere le sale, in ogni sala non più di 10 persone, a un metro di distanza, che è l'unica misura che sembra oggettiva e che sembra condivisa in tutti i decreti che sono stati fatti, compresi quelli assurdi che impediscono di fare una passeggiata all'aperto. Ma questo è altra materia. E certamente è molto più sano stare all'aperto che stare in un piccolo appartamento in 5 o 6, uno di quali magari sia malato. Ma questa è altra questione. Ma si stabilisca che a un metro di distanza si può ricominciare ad entrare in musei e mostre, il prima possibile. Lo dico a Franceschini, lo dico a tutti quelli che possono decidere, al governo, non all'opposizione evidentemente. Ma non spero di parlare, o non penso di parlare come opposizione, penso di parlare come quelli che interpretano il pensiero di molti, e la chiusura dei musei è un crimine contro la cultura. Riapriamoli a numeri contingentati, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.